Un momento però. Nella puntata precedente mi sono dimenticato di fare il video nella puntata precedente, quindi lo farò così, portando avanti il video. Nella puntata precedente sono successe queste cose. Ve lo faccio vedere da qui. E poi è successo questo, e nella puntata precedente anche questo, e poi così, e poi questo, e poi alla fine non ha funzionato un cazzo di niente, e mi sono girato i coglioni, perché nella puntata precedente non funziona un cazzo. Ovviamente io avevo fatto tutte le prove possibili, avevo messo il transistor di sopra, mi sono detto qua ci va il blu, qua ci va il rosso, poi me lo riporto lì e mi segno i colori, e me li ho segnati al contrario, e quindi avevo invertito i colori del transistor. Ora ho uscita regolabile anche qui, finalmente. Molto probabilmente posso anche collegargli il carico, ed ecco la lampadina che si accende, ed eccola, non solo, ma posso anche fare il regolaggio fine, finalmente, andiamo a 12 precisi, dai. Oh, ho cominciato a salire per i cazzi suoi, come mai? Come mai ha cominciato a salire per i cazzi suoi? Oh oh! È rimasto fisso. Si è cotto il 2N1711. Ma come c***o è possibile? Come po è possibile? Si è bruciato di nuovo. Bruciato. Ora l'unica cosa che avevo cambiato era l'integrato. C'era questo strano RCA, non capisco perché mi era saltato fuori. Ora io gli rimetto il 723 vero e proprio. Do una misurata anche alle resistenze, va. I miei coglioni stanno scoppiando. Sono stanco di questo schifo. Sto c***o di puntali di merda. Questi che cazzo sono? Questi sono due diodi, due porte. Quindi perché si è bruciato nuovamente il 2N1711 se qui è tutto regolare? Se qui è tutto a posto? Questa resistenza. Puttana della m***a, puttana! Fanculo. Io cazzo in culo, qui è 3,9. Cerchiamone un altro. 2N1711. Ho cambiato l'integrato. Ora io riaccendo. Io ricollego il cazzo di tester che continua a spegnersi. Pazzesco.
veramente pazzesco. Temperatura di questo troiaio. E soprattutto, cosa mi tira fuori come tensione? 4,10. Regolabile. 8. Va bene. E io non ho praticamente... Io non ho un cazzo. Questo scalda. 34 gradi. E questo invece no. Va bene, 34 è ancora il calore umano dell'uomo umano, quindi potrebbe non essere un problema. Ma se io collego la lampadina all'altro, lui mi scalda così? Scaldicchia. Se alzo la luminosità, ma lui non scalda. Perché lui scalda? C'è qualcosa che non va. Non capisco. Perché lui scalda e lui no. Lui addirittura aveva un carico e lui no. Quindi per quale cazzo di motivo scalda? Dopo una serie inusitata di misure ho scoperto che questo collettore, che dovrebbe essere isolato, che dovrebbe essere isolato, dove cazzo sono i puntali del tester, dovrebbe essere isolato dalla massa. Ecco, ora è isolato, ma prima, quando era avvitato, mi segnava una resistenza di circa 33 ohm e ora improvvisamente non me le segna più. Quindi questo accrocchio vite macello morte deve... Questi non sono... Non sono connessi, io non so come provare qui. Questo non è connesso e questo adesso improvvisamente non è più connesso. L'ho avvitato, l'ho riavvitato. Tocco qua, questa è la carcassa e lui non è più a massa. E infatti, però, siccome non mi fido, devo rifare tutto, devo ricollegare questo stronzo con qualcosa di isolante in modo da isolarlo, perché voglio isolarlo dalla carcassa metallica. Lui è isolato, pensavo che questo lo sarebbe stato, invece è diventato un troiaio di Wojtyla. E non riesco a capire cosa cazzo devo fare per isolare questa merda di transistor di merda, perché ho messo una rondella così. Evidentemente non basta, quindi l'unica cosa da fare è scippare le viti che usa questo stronzo, oppure a questo punto montarle al contrario, perché io le ho montate così, ma forse si montano al contrario. Io questo adesso non lo so. Vaffanculo, mi sono cadute tutte le viti. Vaffanculo. Vaffanculo. Ora io smonterò l'ennesima cosa da questo. Questo è già montato con il suo transistor messo così. Lo smonto e uso questi bulloncini e vaffanculo. Questo è tutto arrugginito, ma me ne sbatto il cazzo. Ecco, questo è così e così. Quindi questo va così. Va bene, lo metto giù per come va. E quello stessa cosa con l'attaccamento all'antico costume italico. Un calvario. Affanculo.
misuriamo se per caso è in corto. E a questo punto io non mi fido più di un cazzo. Allora qua è così e qui non è in corto. E lui non è in corto. Neanche lui. Stessa cosa devo fare per questo. Via questo troiaio da sotto che non esce. Via, ho detto. Ora mettere questi sarà un macello. Infatti. Infatti mi è già caduta la rondella. Vabbè, intanto avvito questo. La rondella di merda gliel'ho messa. Ora devo mettere sta vite del cazzo. Poi devo stringere con rabbia inaudita. Ah! Ah! E ora vediamo se c'è un corto. Dove cazzo è il puntale del test? Qua no. E c'è il corto. E siamo in corto di nuovo. E siamo a 98. Ma porco di un c***o. Perché maledetto, schifoso, cane. Allora è il foglio di mica. Vediamo. Allento qua. E siamo in corto. Questo no. Questo sì. Allento. Ed il corto è sparito. Quindi è l'amica che non è isolante. Io mi sono rotto i coglioni. Ma vaffanculo. Io mi sono rotto i coglioni. 3 ore per isolare un cazzo di transistor. Ma si può, si può. E prima che me lo facciate notare, no, la pasta termica non è conduttiva. Eh no, ma qua è perfetto. Porco! Via i fili dei coglioni. Mettiamo queste merde di minchia. La capacità dei tester di... di puttanare. Ok. Sto avvitando il transistor e come vedete non fa contatto, ok? Non fa contatto, mentre qui sì. Ora avvito anche sotto. Voglio vedere se fa contatto. Ho stretto e non fa più contatto. Attenzione, forse ci sono riuscito, sporcandomi tutto di questa merda di pasta termica dell'Arctic, di merda. Affanculo. Vaffanculo. Vaffanculo. Ok, adesso qui stacco questa cazzata e saldo il mio maledetto filo. Coglioni esplosi all'ennesima potenza. Ecco, vaffanculo pure la telecamera, vaffanculo. Lo stagno che ogni volta se ne va a fare in culo chissà dove.
Ok, adesso lo saldo sul terminale dedicato al collettore. Ovviamente non ne vuole sapere di saldarsi, ma io gliel'ho saldato lo stesso, perché mentalmente ho bestemmiato lui, colui il quale, lui. Adesso vediamo se con questa saldatura lui è andato a massa. No, non è andato a massa, e non è a massa, come vedete, perché questa è la massa e lui non è a massa. Massa. Con sto puntale di merda che non fa contatto e non è a massa. Ok, perfetto. Ora gli saldo gli altri due maledetti, fottuti, schifosi, bastardi di merda, fili. Ok, gli saldo il rosso dove c'è rosso, che stavolta l'ho segnato giusto. Anzi, facciamo le cose per bene, prima che salti qualche isolamento. Gli metto pure il cazzo restringente. Dove sono i cazzo restringenti? Maledetto di... Maledetto. Qua stanno finendo, finiti tutti. Cazzo restringente sulla collettora, sulla collettora. Poi cazzo restringente qua. E devo tagliare, dove cazzo è la forbice? Sparita. Uno e due. Ecco qua. Uno e vaffanculo due. Ora qua c'è una quantità inumana di schifo di quella pasta termica del cazzo. E la puliamo. Ecco così. Ecco fatto. Ora verifichiamo ancora che non ci siano i maledetti corti. Massa. Niente massa. Niente massa collettore. Niente massa base. Niente massa emettitore. Quel cazzo che è. A questo punto gli posso ficcare con violenza inaudita. Sottolineo inaudita i termorestringenti utilizzando l'aria calda. Porca, ecco, vaffanculo. Termorestringenti ficcati. Riverifichiamo se ci sono corti. Massa, troiaio, altro troiaio e altro puttanaio. Verifichiamo se ci sono corti sulla scheda dove deve andare. Non c'è un corto, non c'è un corto e non c'è un corto. Mentre qua, ah, vaffanculo, questo si è scollegato, ovviamente, puttana di tutte le dalla prima all'ultima. Questo glielo ficco così. Niente corto, niente corto e niente corto. E nemmeno di qua. E nemmeno lui. Nemmeno socialismo lui. Ok. Siamo sta merda, così la vedete anche voi, 20 minuti di video che dovrò editare diventando scemo e cretino. Va bene, mi va a fanculo. A questo punto saldo. Schifoso di... A questo punto il maledetto, schifosissimo e fottuto collettore di merda. Porco... A questo punto, dopo l'ennesima botta di nervi, riproviamo eventuali corti. Niente, niente, e collettore finalmente niente. Per l'ennesima volta proviamo questo stronzo. Intanto vediamo la temperatura. La temperatura della scheda, sì, è calda dove ho fatto la saldatura, ma vaffanculo, non me ne fotte un cazzo di dove ho fatto la saldatura. Questo lo incliniamo e lo appoggiamo qua così, ok? Così magari questo 2N1711 si può vedere.
ed è lui, ed è freddo, è freddo. L'altro 17-11 è lui. Abbiamo due testine nere, questa è una e questa è l'altra. Ok, accendiamo, accendiamo, però io gli voglio mettere la cazzo di lampadina anche, eccola qua, vaffanculo. Va bene, accendiamo a vuoto intanto. 4,10 volt. E posso salire 8, 12, con regolazione fine. Perfetto. E devo dire che i transistor sono finalmente entrambi, i due N1711, sono freddi. Vaffanculo. Qui c'è un integrato, scalda, va bene, a 30 gradi, anche l'altro. E i due transistor mi risultano 29 gradi. Va bene, ora gli do, abbasso la tensione, gli do la lampadina. Vediamo che cazzo succede. Oh, finalmente. E il 2N1711 è freddo e sono 5 volt. Posso arrivare a 10 e il 2N1711 è freddo. Gli integrati sono a 30 gradi, va benissimo. Direi che forse ci siamo, eh. Mi si è scaricato il telefono e quindi il cazzo si è rotto, io ho richiuso, ho un doppio alimentatore regolabile, notevole, mi piace molto. Mi piace molto, è stato un macello. Ora, la cosa che vorrò fare a questo alimentatore è, primo, mettere una lampadina di accensione sulla 220 e magari, ma anche no, due LED sulle uscite, ma anche no. Secondo, vorrei realizzare un pannello nuovo, quindi questo se ne va a fanculo. Buchi da 10, buchi da 8 e buchi da non ricordo, lo vediamo subito, si vede, insomma. E mi piacerebbe montare degli strumenti per vedere. Non mi piacciono quelli digitali che si trovano in vendita oggi, fanno veramente schifo, sono veramente schifosi, ma vedrò cosa fare. E un'altra cosa che mi piacerebbe fare sarebbe mettere un interruttore che possa bypassare i potenziometri, scollegarli e inserire delle resistenze fisse, tipo voglio 5,1 volt. Tacchete, lui me li esclude e mi va a 5,1, oppure voglio 12,2 e mi va a 12,2. Voglio realizzare questo selettore, non so come lo farò, ma boh, probabilmente sarà un disastro, come è stato un disastro questo troiaio, che poi andrà ridipinto di rosa. E dopo aver finito lui, mi sono messo a finire questo. Ora, non vi ho tediato con tutte le varie saldature, ma ho collegato questo e ho collegato questi due. Ora ottengo cose strane. Ottengo che questo è molto antico. Questo è del 1973, come vedete, della Fairchild, e non è un granché, perché mi dà 5 volt 505, ma appena gli do un carico mi scende a 4,8, quindi non è che regola proprio bene, ed è un carico leggero, ok? Mentre questi qua invece, adesso ho messo un diodo normale, mi escono infatti a 5,6 volt. Se io metto la lampadina, sì, c'è un po' di caduta, ma non è tanta. Siamo a 5,3, ok?
e lui lavora. Siamo a 5,3 volt, addirittura cerca di salire, come vedete, e la temperatura non è neanche un granché, perché mi raggiunge i 40 gradi, ecco, 38. Certo, se non si spegnesse questa merda. Va bene, proviamo l'altro. L'altro uguale. L'altro mi esce con 5,6 circa. Ecco qua, 5,6,18. E se gli collego la lampadina, mi scende questa 5,4. Quindi 200 millivolt. 200 millivolt su un carico deciso. Non è male, eh? La cosa interessante è che se io gli do il carico bestiale, come vedete, questi due ce la fanno, anche se scendono a 4,79, 4,8, però ce la fanno, ok? Lui ce la fa e anche l'altro ce la fa. Adesso non proverò perché, e ovviamente nel fare ciò, quello scalda molto. Come vedete, abbiamo 50 gradi all'incirca, è salito a 50 gradi in un attimo con la lampada da 21 watt che mi tira 1,5 ampere all'incirca, se non ricordo male. Il fatto è che invece lui, quello che doveva essere quello più potente della Fairchild, questo qua, neanche ce la fa. Guardate, non mi accende nemmeno la lampada e cade proprio, vedete, lampada tolta, lampada messa. Quindi lui, proprio, socialismo lui, non ce la fa. Strano. Va bene, questo l'ho montato, l'ho avvitato per bene. E adesso vedrò di sistemare meglio questi collegamenti. C'è un elettrolitico all'ingresso sul ponte radizzatore, dove c'è positivo e negativo che escono. E poi c'è un condensatore elettrolitico sulla sua uscita rettificata e, diciamo, pulita da questo transistor, che però... da questo regolatore, non transistor, che però non funziona bene, quindi vedrò. E insomma, si va avanti verso la realizzazione di quello che deve essere l'alimentatore fine di mondo per le 5 volt. Ora, 5,6 è un po' troppo, monterò degli altri diodi, dovrei arrivare a 5,2.